Nell'ambito di Cisi, il salone braidese dedicato ai formaggi, Matiele del Cunese ha presentato i sapori dell'autunno in Granda attraverso una degustazione condotta dalla vicepresidente della TL del Cunese, Gabriella Giordano, insieme alla chef di Slow Food, Alessandra Ingenetti, del borgo di Valcasotto. La presentazione si è svolta all'interno del padiglione della Regione Piemonte, con una proposta di formaggi di pianura e d'alpeggio, della Bagna Cauda di Faule e di alcuni dolci della tradizione della nostra provincia. Noi siamo molto orgogliosi, devo dire, di questo periodo dell'anno perché, come abbiamo detto prima nella nostra presentazione, abbiamo eccellenze straordinarie per quello che riguarda proprio l'agricoltura, perché abbiamo prodotti della terra fantastici che producono quindi delle importantissime sagre, delle importantissime occasioni anche di turismo, non soltanto vicinale ma anche un turismo che viene da fuori, come si dice tra virgolette. E poi naturalmente abbiamo i prodotti diciamo non solo stagionali ma quelli veramente di tradizione, che sono i nostri formaggi e che sono i nostri dolci e che sono comunque i nostri primi, i nostri secondi, che fanno parte di questa filiera straordinaria che è una delle attrattive del Piemonte, che è quella enogastronomica. Quindi come ATL del Cunese noi siamo sempre molto presenti, molto attenti e molto attivi nel promuovere tutte queste possibilità che abbiamo di turismo. Noi facciamo una grandissima promozione, diciamo che sotto l'ombrello della TL vengono un po' raggruppate tutte quelle che sono delle possibilità di visitare dei centri magari bellissimi che uno non conosce, che nello stesso tempo offrono una fiera, una sagra, e quindi è anche proprio un incentivo, diciamo, per il turista o anche per la persona che non abita molto lontano di fare una scampagnata con questa possibilità e con questa occasione. Per cui noi le promuoviamo tantissimo. Sul nostro sito trovate tutte le informazioni necessarie per poter, diciamo così, avere un po' una gamma enorme di tutto quello che offre la stagione in questa nostra terra. Siamo davvero fortunati, come dicevamo durante l'esposizione, perché abbiamo davvero un territorio fantastico: collina, pianura, montagna, aria di mare, aria di montagna. I nostri prodotti sono già buoni per natura. E poi lavorare con questi prodotti dà davvero soddisfazione. Abbiamo cercato di dare una preview, diciamo, su cosa succederà da ottobre in poi. Il nostro territorio, come vi dicevo, ricchissimo, cominceranno castagnate, cominceranno la Bagna Cauda, diventerà protagonista delle nostre tavole e sarà davvero un autunno ricco di gusti e di sapori. Io lavoro in un borgo famoso per le stagionature di formaggi, quindi diciamo che sulla nostra tavola i formaggi non mancano mai, ma lavoriamo a tutto tondo con carni piemontesi, con verdure locali e con le nostre specialità, come avete potuto vedere, come ad esempio la torta di Valcasotto che avete assaggiato oggi.